Ladies and gentlemen, bentornati in questo nuovissimo video su Snap. Sono in compagnia di Tudor, perché mi ha visto giocarci in casa. Ho fatto infognare pure lui, ho fatto pure comprare il pass battaglia, vi dico solamente questo. Tutte le sere sul divano ci mettiamo lì e perdiamo almeno un paio d'ore a giocare. Sì, almeno un'oretta. Quindi speriamo che mettano presto gli amichevoli per giocare contro, considerando che mancano un sacco di aggiornamenti, secondo me. Ho letto tutti i vostri commenti, tornerà Clash Royale, Clash of Clans, non vi preoccupate. Magari farò anche dei video di Hearthstone. Oggi ho un mazzo da mostrarvi che ho creato io. Sono salito particolarmente di livello nella collezione, siamo a 1000, quindi ho tantissime carte, siamo in pool 3 e un sacco di cose da far vedere. Tanti pollicioni in su, commentate, iscrivetevi alla campanellina e noi vi auguriamo una buona visione. Ragazzi, siamo dentro Snap, livello collezione 1055. È partito un dado. 6? Tudor ha tirato un dado, è uscito 6, che per l'appunto è il prototipo di Crowd Control, il mazzo che volevo mostrarvi oggi. Queste sono le carte. Allora abbiamo Nightcrawler, che ormai must have, vedo, lo usano quasi tutti quanti, oppure lo alternano a Sunspot. Armor, che protegge i campi, che non piace a Tudor, ma che secondo me è molto forte, soprattutto in questa combo, dove ci abbiamo Atuma, che se hai altre carte in campo muore, grazie a questo non muore. Cloak, che è Tech, costa 2, 4 di forza, molto forte come rapporto qualità di spesa energia per l'effetto che ha, perché nel turno dopo puoi spostare carte in quel turno. E può andare in combo anche con Storm, che possiamo usare di terzo. Il turno successivo è l'ultimo in cui si possono posizionare carte in quel campo. Vincendo 2 campi su 3 si vince la partita, quindi usando Tempesta, se te la giochi in modo corretto, per esempio in combo con Spider-Man, che secondo me è devastante, l'avversario rimane completamente bloccato e non può giocare carte nel turno successivo. Zabu, che fa parte del pass battaglia, che ci permette di ridurre di 2 il costo delle carte da 4. Tante carte da 4. Shang-Chi è fondamentale per rimuovere le carte enormi. Enchantress per dar fastidio a chi gioca sugli effetti continuo. È un po' un antimeta. La White Queen per prendere le carte dalla mano avversaria. Leader sperimentale in questo momento. Infatti è probabile che la rimuoveremo in questo momento dal mazzo, perché mi sono trovato molto molto meglio sia col Dr. Doom che con Visione. Scegli tu. Allora, Dr. Doom, la evochi, aggiunge una carta Doombot di forza 5 in tutti gli altri campi, quindi molto forte perché aggiungi carte anche nei campi in cui non puoi più mettere carte. Visione si può spostare nei campi in cui non puoi mettere carte, però un po' fastidioso il fatto che costasse 5, se devo essere sincero, perché abbiamo lo sconto di 2 sulle carte da 4. Di sesto turno possiamo giocare 3 carte da 2, quindi lui è scomodo. Dr. Doom è interessante invece. Vai. Vediamo cosa combiniamo. Sto salendo tanto di livello. Siamo rank 38 argento, se non sbaglio. Si snappa spesso qua, dovete capire che i giocatori non vogliono perdere le loro energie, quindi quando possono vincere 8 è il massimo che riescono ad accumulare. Allora, le carte nel costo ridotto di 1, molto forte per noi. Piazziamo immediatamente Armor, così abbiamo il campo centrale che è protetto, e successivamente ci possiamo mettere Atom, a meno che non ci tolgano l'effetto. Scorpion ci riduce di 1 le forze in mano, quindi non proprio piacevole. Ma noi di quinto turno letteralmente gli blocchiamo un campo e lo vinciamo. Capito quanto è forte secondo me questo deck? È devastante. Allora, quando giochi una carta in questo campo, aggiungi una copia alla tua mano. Fortissima anche questa qua. Direi di prendere un Nightcrawler in più a costo 0, se sei d'accordo. E gli altri 2 ce li teniamo, fidati. Giochiamo un po' strategicamente. Anche lui gioca sul campo centrale. Vediamo che cosa. Debris, ok, posiziona la roccia ovunque. Carta molto scomoda perché le rocce rompono le scatole, se bisogna proprio essere sinceri. Le odio con tutto il cuore. Ad ogni modo, non è un problema perché noi Nightcrawler possiamo spostarlo in qualsiasi momento. È fortissima questa carta, secondo me. Direi che possiamo, potenzialmente, considerando, fare un calcolo che al terzo turno adesso giocheremo una carta, che potrebbe essere la White Queen. La giocherei qua a sinistra, così poi locchiamo il campo di destra con loro due. A meno che non giochi niente qua, e allora locchiamo questo campo qui. Prossimo turno, di quarto, potremmo giocare una carta a costo 3, ok? Perché non abbiamo altre combo, se loro vogliamo tenerle per il quinto turno. Direi di sfruttare un altro Nightcrawler, perché poi, capito, possiamo spostarli dove vogliamo. Noi peschiamo un'altra carta al turno 4. Tanto quello costa 0. No. Dopo, tanto vale che lo giochi dopo. Aspettiamo, tanto vale giocarlo dopo, hai detto bene. Meglio non giocarlo adesso, perché altrimenti rischiamo di bloccarci la mano. No, ecco, vedi, abbiamo fatto bene a non giocarlo intanto per iniziare, perché questo qui sta riempendo il campo con quelle cagate. Fortunatamente abbiamo pescato anche Hobgoblin, che porca miseria, gli possiamo ficcare dove vogliamo a costo 2. Ok, secondo me è molto interessante. Potremmo a costo 2 il prossimo turno, se mettiamo Zabu ora. Direi di farlo. Zabu adesso, anche perché poi paghi Spider-Man 1. Unico problema, oltre a pagare Spider-Man 1, è che lui giocherà un'altra Debris, ci riempirà il campo. Però se ci riempie il campo, riempie anche il suo e ha perso. Oddio, sono molto tentato. Goblin potrebbe farci vincere la partita, perché se lui gioca un Debris, si chiude questo campo,
mettendo gli Hobgoblin gli blocchiamo definitivamente il campo centrale con un meno 8 e vinciamo sicuramente. Vai. Ti torna? Vai. Noi siamo i primi a girare le carte. Sai che cosa facciamo? Gli mettiamo l'Hobgoblin a sinistra. Così gli blocchiamo questo campo in negativo, abbiamo vinto per forza. Il prossimo turno gli chiediamo quello di destra con Spider-Man e quell'altro. Siccome può funzionare così, snappiamo. Buono, bloccato. Anche lui. Ok. Fortunatamente il campo centrale non è ancora bloccato. Allora, noi dobbiamo vincere sul campo destra. Se lui non gioca niente nel campo di destra, abbiamo vinto la partita. Ti torna? Difficile che non giochi niente, è vero. Però abbiamo questa possibilità. Vediamo. Attenzione, perché il nostro è 2 di forza, giusto? Quindi 3, se gioca una carta da più di 3 siamo fottuti. Gli abbiamo bloccato il campo, ci voleva passare un altro Hobgoblin e invece gli rimane in campo a lui. Geniale! Quanto posso godere, te lo giuro. Quanto sto godendo. Bene, abbiamo vinto, sì, perché adesso mettiamo lui qua. Basta, abbiamo, finisce così. Metti una roba in mezzo. Non è neanche necessario, cioè lo possiamo fare, eh. Possiamo mettere se vuoi. Si è ritirato, cioè, capito? È finita. Game over. La prima vinta con Surrending, solo 2. Peccato. Siamo quasi a 38. Quasi a 38. Però ti ho detto che capita spesso che quando faccio la combo, Storm e Spider-Man vince la partita. Quindi Crowd Control è il nome perfetto di questo mazzo. Ti torna? Storm cos'è che fa? Storm è quella lì che blocca il campo dove puoi giocare una carta solo nel turno successivo. Ma tu la giochi con Spider-Man dove lui non può giocare carte nel turno successivo, quindi game over. Non è meglio Mr. X? Costa 5. La combo in questo mazzo è che Spider-Man costa 4, con Zabu lo fai costare 2. Quindi noi prima l'abbiamo fatta per via del campo, sì, che costava 1 e mezzo. Più 3 Storm comunque costa 5. Esatto, 5, sempre di quinto turno la puoi fare quella combo là. Con Zabu te la porti a casa anche senza il campo. E non è più facile avere direttamente Mr. X? Ma costa 5 Mr. X. Devi sperare che lui non giochi carte in quel campo in quel turno. Tu in questo modo puoi vincere anche se lui gioca carte in quel turno, perché tu puoi giocare carte in quel turno, l'avversario non può farlo. Okay. Quindi se lui ti contrasta, tu c'hai carte per contrastarlo, tipo Juggernaut. Chiaro. Questo qui è devastante secondo me. Cioè, anche adesso noi potremmo, te lo dico tranquillamente, senza Spider-Man, fare questa qua sulla destra. Zabu. Fidati. Questa qua, sulla destra, noi stiamo vincendo in quel campo e il prossimo turno è l'unico turno in cui si possono giocare, ok? Cosa mi ha dato? Mi ha regalato! Gravissimo. Dobbiamo giocare subito una carta lì, Zabu. No, non è vero, dobbiamo coprire qua prima. Adesso noi mettiamo di... quarto turno, 10 forza nel campo a destra. Non è meglio Atuma? No, perché Atuma muore se non c'è la protezione del campo. Quindi la buttiamo laggiù col Juggernaut. Non ci gioca niente, ci ha regalato il campo, siamo più 10 di forza là. Ed è buonissimo. Perfetto, si riprende la carta, che è la stessa cosa che possiamo fare noi adesso, giusto? Esatto. Lui ci ha regalato la possibilità di vincere la partita. Perché questa qua, ogni volta che giochi una carta in questo campo, si scambia. Quindi... pensiamola bene. Noi adesso ci giochiamo una carta. Il turno dopo gliela possiamo levare e portarla via da quel campo. E metterla qua giù in fondo. No, non è vero. Non possiamo farlo. Possiamo metterla nel mezzo. No, perché si scoprono solamente alla fine della partita. Ok, ho capito come fare a vincere. Qua abbiamo 10. Quindi non ci serve fare grandissime cose. Facciamo Cloak sulla sinistra in modo tale che poi, se vogliamo, possiamo portare dentro lui... che sono 8 di forza per il suo effetto, che possiamo spostare carte nel campo. Queste non so se le può spostare, che sono coperte. Lo scopriremo insieme, suppongo. Allora, abbiamo giocato tutti quanti carte, quindi quella lì viene di qua ogni volta. Ogni volta che giochi una carta viene rimbalzata, capiamolo? Ok, ogni volta che si gioca una carta viene rimbalzata. Quello lì annulla gli effetti. Scoperta è nostra. È nostra la carta, quindi capiamo come funziona, perché se io adesso sposto... Non puoi spostarla. Se gioco una carta però torna a lui. Sposta Juggernaut intanto. Qua? In mezzo. No, allora nel mezzo facciamo sicuramente Armor, Atuma che non muore. Okay. Sposta anche Juggernaut in mezzo. Tanto lì comunque vinto. Esatto, qui no, non abbiamo vinto. Qua giù abbiamo vinto. Ah, intendi qua, certo. Quello che possiamo provare a fare è aggiungere forza al centro. Sì, 4 di Enchant. Ah. No, se aggiungiamo Enchantress muore. Ok, calmo. Metti Shang-Chi. No, 4 ci serve, perché noi siamo i primi a scoprire le carte. Quindi torna indietro con le mosse, un secondo. L'ordine di scoperta delle carte dovrà essere Enchantress, Armor, Atuma e lui che va qua. E speriamo. Snappiamo, certo. Sempre, comunque, snap! Dai che la vinciamo, Tudor! Ha snappato, quindi è fiducioso di vincere la partita.
8 in palio, sono tanti, eh. Se vinciamo andiamo al rank successivo. Armor sulla sinistra. Quindi si riprende la carta, giusto? La presenza di lui non switcha. Ok, abbiamo perso il campo lì, malissimo. Dobbiamo svoltarla con questo 17 centrale, che speriamo per lui sia inaspettato. Calmi. Oh, quello va a 4. No? 3, ok. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Per due a sinistra e per uno nel centro. E sai perché questo? Perché non ha considerato lo spostamento di Crossbone. No, quando giochi una carta. Quando giochi una carta. Se avessimo lasciato Crossbone a destra e avessimo giocato Spider-Man qui al posto di lei al centro, avremmo vinto. Perché ci tornava a noi lei. Capito? Ma non avevi Cross già. Avevamo 8 in meno, certo. Però lui aveva 6 in meno. E beh, ovviamente c'è sempre una mossa giusta e una mossa sbagliata. Una vinta e una persa. Ci sta. Non siamo messi bene, ma adesso insistiamo noi. Becca. Sai cosa c'è? Manca la full immersion. Okay, armor con alluma ha senso. Alluma però adesso ci costa 5, quindi ciao. Dopo possiamo farlo andare a 3. No, ciò non è detto, possiamo ancora sfruttarlo. Andiamo a diritto. Se vinciamo nel campo centrale, vinciamo anche nei campi laterali con 3 forze in più, quindi vieni. Non dobbiamo giocare la carta che switcha i side. Vedi, grazie a questo campo prendiamo forza su entrambi. Quindi, oh, perfetto! Zabu, allora, il piano è Zabu. Metterlo al centro significa renderlo immortale, ma no, occuparci uno slot dove dobbiamo avere tanto. Esatto. Oppure a sinistra. No, a destra. Non posso. Le possono essere giocate qui. Centro. Per forza. Sinistra. A meno che sinistra rischiamo che ci muoia. Vuoi rischiare? Vai. Dobbiamo mettere lui a sinistra e spostare Nightcrawler. Però Nightcrawler ci permette di vincere su questo campo, eh. Siamo lì, infatti. Ah, siamo lì. Perfetto. Siamo pienamente d'accordo, allora, Tudor. E avremmo anche perso. Devastati, tra l'altro. Però, fermo, c'è un grande aggiornamento qua. Lui non può più giocare carte in questo turno. Mai più, scusami. Lui non può più giocare carte in quel campo. Può spostarci lui se vuole. Dopo il quarto turno, tutte le carte in possesso dei giocatori in svantaggio vengono distrutte. Oddio, possiamo provare la tecciata. Può significare vincere o perdere. Potremmo provare a spostare Attuma a sinistra con Nightcrawler, però poi perdiamo anche Attuma, quindi non ha senso. È il quarto turno. Il quinto turno lo useremo per Spider-Man in modo tale da non fargli giocare una carta. Quindi giochiamo. Cosa? Vai. Attuma in mezzo sicuramente. Perché dobbiamo andare a vincere la partita poi. Ora non possiamo giocarle qui perché muoiono. Metti una di quelli in mezzo. Lui? No, metti sì. Una degli altri. Gli altri no. Gli altri no, perché Enchantress ci toglie l'effetto di armor. Ok, va bene così. Stiamo ancora vincendo tutti quanti i campi centrali. Cioè il campo centrale e quelli laterali con la forza. Ok, allora io ti direi, possiamo rendere il turno. Oddio, non possiamo farlo. Oddio, lui non può più giocare carte però. Però c'è 10 di differenza lì. Devi giocare a sinistra. È una partita davvero tosta, sai. Questi sono effetti continui. Quindi se gioco Enchantress qua, lui potrà anche giocare altre carte. Lo sai? Sì. Non è bello. Potrà giocare altre carte. Quindi in questo caso ci gioca a sfavore, purtroppo. È il quinto turno, però. Noi dobbiamo giocare assolutamente Spider-Man. Tanto lui gioca la carta in mezzo. Okay. Per forza. Dobbiamo fare così. Dobbiamo mettere Enchantress che toglie l'effetto di Ebony. Non ci importa, però, perché noi non gli facciamo giocare carte con Spider-Man. Lui ha già spostato il Nightcrawler a destra. Stiamo vincendo al centro. Lui ha intenzione ovviamente di mettere un ciccione gigantesco al centro ora. Solo che noi possiamo vincere nel campo a sinistra. Solo che se lui vince nel campo al centro, vince anche nel campo a sinistra e vince anche nel campo a destra. Si è ritirato! Troppi calcoli! Abbiamo vinto. Però capito, quando vinci, vinci di poco, perché la gente si ritira, perché capisce che è già fregata. Comunque questo potenziamento ultra Spider-Man, tanta roba. Non abbiamo mai pescato il Dottor Doom. Sai che ti dico? Togliamolo e proviamo a mettere, come ti dicevo, Vision. In questo turno le carte non vengono scoperte. Allora, top, va bene. Buttiamo qua giù in fondo. Rimane coperto, se scoprirà il secondo, non ci interessa poco. Quel Nightcrawler deve essere un Sunspot, però, capito? Abbiamo messo Vision adesso nel mazzo. Questa è Tech. Io direi di tenerla adesso. Che vuol dire Tech? Che la Tech è una carta che svolta le sorti della partita in modo imprevedibile nei confronti dell'avversario. È una roba che è un... cioè, è un gergo che usavo quando giocavo a Yu-Gi-Oh! Okay, la Tech è una carta che solitamente non si usa nei mazzi, ma la uso per il suo effetto, nonostante questo possa andarmi anche a sfavore. Okay. Perché è talmente forte l'effetto che ha, che dà vantaggi anche all'avversario.
chiaro, hai 8 di energia. 8 di energia, è tanta roba, perché mettiamo subito Zabun e approfittiamo. Questo qui raddoppia la carta più forte, quindi lui deve andare al centro in qualche modo. Dobbiamo andare in vantaggio con Zabun. No, adesso non possiamo metterlo perché siamo a zero. Possiamo giocarlo solo se stiamo vincendo. Quindi Zabu al centro, ti direi di giocare anche White Queen. Sempre al centro. Lui quindi prevede di distruggere le carte. Avremmo fermato tutto questo scempio con un armor il turno precedente, però non c'era. Jubilee gioca una carta dal mazzo, speriamo che non sia il 20 di forza, perché sennò è dramma. Dai, dobbiamo per forza pescare Chun-Li. Prego, questa è fortissima. Distrugge una carta alleata e la rievoca negli altri campi. Quindi giochiamola a modo. Dobbiamo pescare Chun-Li, sennò abbiamo perso. Carnage con 14 piuttosto fastidioso. Che dici? Quindi per adesso non snappiamo, non facciamo niente. Anche l'avversario sembra piuttosto ragionevole, non sta snappando. È il quarto turno. Nel prossimo turno noi possiamo vincere almeno sul campo di destra, bloccandoglielo definitivamente. Quindi ti direi, stiamo vincendo. Esatto. Questo pure lì a destra. Esatto. E Spider-Man. Spider-Man ci serve il turno dopo, quindi al massimo possiamo spostare carte il turno dopo da qualche parte, se vuoi, tipo così, ok? Venom di nuovo che uccide tutti quanti per potenziarsi ancora una volta. Fantastico. Shang-Li, puoi arrivare? 54. 54 è tanto, cosa ne pensi, Tudor? Non abbiamo pescato Shang-Li, non ci posso credere. Ok, abbiamo ancora un turno per pescarlo, però. Pure in mezzo, chissà. No, allora, ti direi, giochiamo tutto a sinistra, anche se lui può spostarci le carte, non credo lo farà. Il che vuol dire adesso, Spider-Man Storm, per bloccare il campo a sinistra definitivamente. Okay, sposta qualcosa a sinistra. Ci posso mettere White questa qua, se vuoi. Il Juggernaut. Juggernaut lo lasciamo lì. Zabu sta là che ha solo due, chi se ne frega. Opponent Snap. Vai, riesce, dai! Vediamo! Ma anche se pesco Shang-Li l'ultimo turno hai perso! Così vinciamo a sinistra, giusto? Dovremmo. Eh? Calmi. Ok. C'è ancora un turno, eh? Shang-Li for the win! Serve il top deck! Top deck! Non è arrivato il top deck, però... Però puoi vincere a destra. Possiamo vincere a destra. E come possiamo vincere a destra, però? Con Vision. Ritirati. Ma no, la giochiamo, dai, perché ritirarci? Oh, gioca al centro! Oh mio Dio! Abbiamo vinto il centro! Abbiamo perso a sinistra e a destra. Comunque io trovo disgusto di avere una carta del mazzo e non pescarla. E ci ha fatto molto male. Defeat. Ti ho detto che dobbiamo fare una modifica, è fondamentale. Se teniamo Vision non possiamo tenere Nightcrawler. No, Vision è fortissimo, l'abbiamo sfruttato male noi. Comunque rimuoviamolo. Con leader avremo perso. Cosa metto? Agatha. Ma in che senso? Eh sì. Che vuol dire? Gioca lei? Eh? Sì. Ma che vuol dire? Provalo. Come gioca lei? Ah, se gioca lei e vinciamo, il prossimo video lo faccio solo con lei che gioca. Cioè, quindi io non faccio niente? Non è vero. Non lo sapevi? Eh? Fine il turno. Ma in che senso? Ma in che senso? Ma sì, mazzi casuali però. Ma no. Ma no, Attu, ma non serve a niente. Guarda. Ma che vuol dire? Cioè, io devo sperare che vada tutto bene? Sì. Ma che significa? Ma scusami, tutte le carte che c'è non hai mai letto il... Ma che cos'è sta roba? Ha senso. L'avrei fatto anch'io. Sì, certo, avrei messo Zabu al centro, ma che cos'è Dagger? Alla fine del quinto turno, tra l'altro, tutto quello che qua viene spostato. Esatto. Completamente random. Kraven, ok. Korg ci fa pescare una roccia, bello. Speriamo di no. Swordmaster non giocarlo perché ti distrugge una carta in mano. Ok, bello. Atuma puoi giocarlo a destra se vuoi, prima... Ah no, non hai più Elisir. Ma ti pare che questa gioca per noi? Ma è follia. Autodisabilitato Zabu, non possiamo giocare lei. No, in realtà sì, solo per un turno aumenta di uno. Poi costerà 6, spero. Ma Atuma lì, Aluma lì? Atuma qua è una sciocchezza, perché cioè non può recuperarlo. Perché Atuma lì? Per mettere Costituzione in campo? No. Ma no, ma non sono d'accordo. Non sono d'accordo, non ha senso. Non si può. Non si può. Non ha senso. Che cos'è questa roba? Ora metterà carte a destra e Atuma morirà. Addio Atuma. Eh? Cosa? Come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto? Oddio. E questo? Si gioca a se stessa? Sì. No, è clamoroso. Avrebbe senso giocare a sinistra. Anche secondo me. Però così vinci sul terzo campo. Vediamo. Oh, clamoroso, eh. Se il computer vince al posto nostro. No way. Oh mio Dio. Oh mio Dio, abbiamo rischiato tantissimo. Stavamo già cantando vittoria perché Atuma si è riattivato. Perlomeno siamo rimasti al rank 37. Dai, bella.
ci sta, potenziamo bene. Anche lei. Abbiamo anche completato il capitolo Terra Selvaggia, completamente, quindi saliamo un botto di livello e nel pass stagionale sblocchiamo uno stile per Storm, molto figo, il dinosauro, 200 crediti che possiamo spendere e i potenziamenti tempesta che saranno il prossimo che otterremo. Nel negozio vediamo, abbiamo delle varianti, sinceramente non me ne piace neanche una. Quindi non acquisterò niente. Top, ho bloccato il Moon Knight, però... Che vuol dire bloccato? Perché voglio prenderlo con gli oggetti qui collezionabili. Attenzione che c'è un potenziamento di Professor X che non possiamo però fare perché costa 300. Ragazzi, il video di oggi termina qua. Ringrazio Tudor. Il prossimo video, se volete, può decidere lui che mazzo giocare. Avete visto? Ci ha fatto vedere una cosa che non sapevamo, nonostante io stia nerdando come un pazzo. Fatemi sapere cosa pensate del mio mazzo sotto nei commenti. Guardate il video della vanilla sul canale. Pollicioni in su, commentate, iscrivetevi alla campanella. Ciao, prossimo appuntamento. Questo è per tutto. Buoni. Dai, adesso voglio vedere. Sì, sì, giochiamo, giochiamo.